Per rispondere, in primo luogo, io pongo una domanda. Perché tanti volti assunti da Dio? Ebbene, nel campo relativo, un aspetto spesso ne nega un altro, ma nel campo trascendente ed assoluto ci sono tutti quanti e ciascuno espresso nel massimo, nel 100%, senza ostacolare gli altri. Pertanto, nel nostro mondo, ogni aspetto assoluto e divino necessita di un singolo avvocato difensore che ne esalti quel singolo aspetto e lo ponga come un 100% di valore. È così che gli ebrei sono stati chiamati ad esaltare la legge divina. È così che Gesù Cristo ha esaltato il Dio che si rende servitore assoluto dell'uomo fino alla croce. È così che i musulmani esaltano il Dio comandante assoluto, mentre i buddisti esaltano il Dio dell'armonia, e i pagani esaltarono tanti dei, ciascuno secondo una avvocatura specifica. Posto ciò, posto che questo è vero nel contesto generale, tenendo conto di tutte le singole esaltazioni, tutte valide, c'è un volto relativo che è stato superiore a tutti fino al punto da essere giudicabile assoluto? Sì, ed è quello presentato dal Figlio Gesù Cristo. Gesù che libera lo spirito dalla legge divina e lo responsabilizza ad assumere la fede migliore, quella impostata sulla verità che salva davvero e che impone un uomo che non sia ipocrita. Se l'uomo non è ipocrita e ha la sua fede lo salva. Ecco, il Dio proposto da Gesù non costringe l'uomo con il suo stampino, ma si fa aiutare dall'uomo, da ogni uomo, ad eleggere quel Dio relativo che sublima la croce soggettiva assunta da Dio in ogni figlio attraverso le opere contenute, buone o cattive, nel personaggio assunto da animare. Ebbene, Gesù è una verità assoluta poiché il sacrificio presentato dal Figlio Gesù è quello stesso compiuto dal Padre nostro in tutti noi, perché in ciascuno di noi il Dio assoluto si mette nella croce del relativo, sacrificandosi lui in ogni figlio, costretto ad assumere un personaggio, buono o cattivo che sia, purché siano assunti tutti e purché Dio si lasci aiutare da tutti ad eleggere ogni Dio che salva ogni singola situazione. Ebbene, sì, poiché sotto il profilo scientifico Gesù ha rivelato la verità assoluta ed è quella dell'unità e trinità di Dio. Gesù qualificò il Dio Yahweh, io sono chi sono, dicendo: chi sono? Sono Padre, Figlio e Spirito Santo, sono uno e trino. E noi abbiamo visto, e io ne ho discusso, facendo rivelare che la stessa relatività generale giace all'interno del ciclo 10, in cui le masse e tutte le unità sono decimi del ciclo 10, un 10 che poi rappresenta l'intero a cui è riferita la massa unitaria. Sì, è vero in assoluto, poiché le due vie della vita che Gesù svelò a Nicodemo sono proprio quelle della dinamica spirituale e della contrapposta dinamica materiale, che
sono conformi al principio di azione e reazione, in cui se un soggetto si sposta nel tempo e va verso un muro, vede un muro muoversi e avanzare verso di lui. Se un Maometto va alla montagna, la montagna va a Maometto. Anche Maometto, per questo verso, aveva centrata una parte di verità. Ma Gesù lo spiegò in verità a Nicodemo, e parlò chiaro, dicendogli: io sono la via, la verità e la vita. E aveva ragione, perché Gesù centra proprio nella sua persona un punto talmente equilibrato nell'esistenza da essere lì in mezzo tra tutta la parte multipla di uno e tutta la parte inversa sotto multipla di uno. Gesù è 1,1, è proprio il centro da cui si possono osservare tutte le cose in equilibrio, anche se non lo sembrano. Sì, Gesù ha la verità assoluta, poiché ha negato il criterio del mondo e svelato il vero verso da seguire, quello dell'altro mondo, ed è il vero se lo spirito vede quello materiale a seconda del principio di azione e reazione, ma a secondo di una verità che ti mostra sempre non l'azione, ma, essendo relativa all'azione, ti mostra l'azione uguale e contraria, tanto che noi, andando formalmente verso il futuro con la massa e con l'elettricità, stiamo andando nel passato della antimateria e del magnetismo. Quindi, poiché il soggetto che si muove è spirituale ed è di tipo magnetico e antimateriale, l'avanzamento in questo verso è l'arretramento in quell'altro, tanto che noi stiamo retrocedendo verso quella morte da cui siamo già venuti. Per cui Gesù è veramente anche la resurrezione e la vita, oltre che la verità, perché ha parlato di quell'altro mondo, dimostrando per quale motivo, annunciando per quale motivo bisognava dargli la precedenza. Abbassatevi che sarete alzati, gli ultimi saranno i primi. E chi afferma una verità di questo tipo, affermando vere due cose opposte, gli ultimi che sono i primi, sta affermando proprio una verità profondissima, assoluta, perché l'assoluto è quello che nega le singole cose, mettendole in una moltiplicazione, ossia in una relazione reciproca. Il primo, che è l'ultimo, è esattamente un valore assoluto, perché elimina primo e ultimo e li mette talmente intrecciati da loro da formarne una unità. Quindi Gesù, per tutto il suo Vangelo, è l'unico che ha rivelato queste cose ed ha un primato assoluto su tutte quante le religioni, tutte lacunose. Possiamo considerare il cristianesimo, il Vangelo di Gesù, come quel bianco che contiene tutti gli altri colori, e tutte le altre fedi sono con qualcosa in meno. L'unica fede veramente completa, piena e assoluta è quella di Gesù Cristo.